Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, dove potete trovare diverse ricette healthy, veloci e facili e tanti video e consigli sulla spesa, così come il video che vi faccio vedere oggi. Questa volta sono andata alla Lidl e ho trovato sugli scaffali tantissimi di questi prodotti proteici. Li ho guardati bene, qualcuno l'avevo già provato, ho visto i valori, gli ingredienti e in base a queste valutazioni qualcosa ho lasciato anche al supermercato. Adesso invece vi faccio vedere le cose che ho acquistato. Sono alcuni prodotti che vi ho fatto vedere anche al supermercato ed altri di altro genere. Iniziamo dagli snack. Io prendo sempre queste super gallettine buonissime ai legumi. Ve le consiglio, se le trovate prendetele perché sono davvero ottime. Poi sempre della Fiorentini, queste sono le nuove arrivate, queste patatine al burro d'arachidi. Sono buonissime, non sono come i Dixie, cioè la forma sì è come i Dixie, però insomma hanno un gusto molto leggero di burro d'arachidi e poi non sono fritte, sono a base di farina di mais e burro d'arachidi. Queste qui alla paprika, chips proteiche a base di proteine della soia e fave, fiocchi di patate, fecola, insomma sono buone, gli ingredienti sono buoni. C'è anche la versione quella al naturale, al sale, sale e pepe mi pare, però io preferisco questa alla paprika, hanno un gusto più buono. L'unica cosa che non mi piace è che restano un po', dopo averle mangiate, un po', non so, un retrogusto strano in bocca, tipo di secco, però è normale perché sono a base solamente di soia. Poi riso basmati, io prendo sempre questo qui dalla Lidl, è buonissimo e tra l'altro ha questa per porzionare quando si cucina, è molto comoda e comunque si cucina davvero in pochissimi minuti. Il riso basmati io lo cuocio in padella, non lo bollo. Si può dire non lo bollo? Oddio, non lo so. Comunque, ho preso anche gli spaghetti questi di Konjac perché alla Lidl costano davvero pochissimo, 1,49 euro. Io da molto che non li faccio, comunque sono buoni se li sapete cucinare. Non ricordo se sul canale c'è qualche tutorial, comunque ve lo farò al più presto, un altro rivisitato. Cioè guardate, sono 11 calorie per 100 grammi, praticamente zero carbo, per le Dukan Keto, queste qui sono ottime, zero carbo, sono buonissimi. A molti non piacciono, ma io penso che non li sappiano cucinare, quindi vi metterò a breve dei tutorial. Anche mi era finita la salsa di soia e l'ho trovata, questa qui, di solito prendo anche quella senza sale, ma non c'era. E poi la senape, questa è quella piccante senza zucchero, ottima come valori per la salsa, 110 calorie e 1,2 carboidrati, 1,1 di zuccheri, mentre l'altra, quella col tappo blu, ha gli zuccheri. E anche tutte le altre che si vendono al supermercato. Questa è l'unica senape senza zuccheri ed è buonissima anche come gusto. Passiamo di qui, ho preso la tahin, era da tantissimo che la cercavo, il burro di sesamo, 100% sesamo, 100% sesamo integrale, non so se questa è la versione quella chiara o quella scura, comunque quando l'assaggio semmai ve lo dico. Quella chiara è un po' meno intensa, quella scura è molto più forte come sapore, spero sia quella chiara, anche se è integrale, comunque vedremo, perché di solito quella scura è quella tostata, qui non dice tostata, quindi può essere che sia quella chiara. Ho preso questi cracker semi di lino, questi li porto a scuola, mi piacciono tantissimo come gusto, sono della Doria, però alla Lidl si trovano spessissimo, davvero li trovo quasi sempre. Penso si trovino anche negli altri supermercati. Poi ho preso questa qui, che è una farina per fare la pizza, con pochissimi carboidrati. È a base di glutine, soia, crusca e semi. Comunque la proverò. Va aggiunta, mi pare, l'acqua o l'albume. Mi incuriosiva. Mentre la farina, quella per fare il pane, sinceramente non l'ho presa appunto perché non ho interesse. Ma comunque i valori erano buoni. Se siete interessati, prendetela. Poi mi piacciono tantissimo queste due barrette. Sono dolcissime. Questa è molto molto più dolce rispetto a questa.
Però comunque io le uso non tanto come barrette, le uso più mangiandone un pezzettino un po' per volta quando ho voglia di una cioccolata, ho voglia di dolce, insomma queste due sono buone. Questa al limone con il cioccolato bianco, però mi sono accorta che prima mi piaceva di più, adesso mi piace meno perché la trovo molto molto dolce. Invece questa è delicata ma è davvero molto buona e poi ha pochissimi zuccheri, questa qui ha molti più zuccheri. Non le avrei dovute prendere queste perché comunque contengono una moderata quantità di zuccheri, 18 grammi insomma, è anche un po' tanto, però mi incuriosiva tantissimo l'idea che ci fosse dentro i cristalli di caramello salato e le gocce di cioccolata, è giusto uno sfizietto che ho voluto provare. Mi sono accorta di non aver preso il porridge, pensavo di averlo messo nel carrello. Mannaggia, lo devo andare a riprendere perché quello è davvero ottimo. Poi questi due biscotti cookies proteici sono, insomma, me ne mangio un pezzettino ogni tanto quando ho voglia di qualcosina così anche a scuola. Non sono eccezionali, però insomma, invece delle barrette comunque vanno anche bene. Poi questo pane proteico, voglio provarlo a farlo tostato, è già tagliato a fette, non so se si riesce a vedere, e questi sono i valori, è a base di brusca, proteine del grano, lupini e semi di lino, comunque gli ingredienti sono buoni, però diciamo è da provare anche perché insomma il prezzo era abbordabile. Come prodotti freschi ho preso lo skyr, questo alla vaniglia che non mangio io perché c'è il lattosio, i burger, i semi di lino e zucca, questi sono davvero molto molto buoni. Ho preso i fiocchi di latte, questi qui senza lattosio, per farci le insalate. E poi questa barrettina al quark, non l'ho mai provata, vediamo un po', comunque contiene lattosio, ne assaggerò giusto un po', ma giusto così per provarla, mi dava l'idea di quelle della Kinder, insomma, che si vendono al banco frigo, però non vorrei avere alte aspettative. In profumeria ho preso questa crema per le mani, questa è buonissima, fa delle mani lisce lisce lisce. E poi questi due smalti, mi piaceva il colore, spero che mi durino più di 24 ore sulle unghie. E niente, erano per la festa della mamma, costavano pochissimo, un euro e qualcosa, quindi l'ho prese. Ah, in ultimo, questa qui stavo dimenticando, la stevia, il dolcificante in gocce stevia. E questo è ottimo, lo devo provare però, non vorrei dirvi una fesseria, no? Questo non l'ho mai provato. Spero non sappia tanto di liquirizia, per il fatto che comunque non è granulare, perché quello granulare sa molto di più di liquirizia. E vediamo un po' questo in gocce com'è, vi aggiornerò. Spero di avervi fatto vedere tutto, fatemi sapere se vi piacciono questa tipologia di video svuota spesa, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e seguirmi anche sugli altri social.